Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. In un episodio carico di tensione a Dritto e Rovescio, condotto dall'esperto giornalista Paolo Del Debbio, gli spettatori sono stati testimoni di un momento che ha sfiorato il caos. Il cuore pulsante della controversia è stato Baby 2K, il trapper padovano di origini marocchine, noto con il vero nome di Mohamed Amine Amagur, il quale ha portato in studio un'energia inaspettatamente intensa. La discussione, incentrata sul fenomeno delle baby gang e sugli arresti tra i trapper, si è rapidamente infuocata. Baby 2K, con un approccio che ha lasciato il pubblico e gli ospiti senza parole, ha iniziato a sfidare l'atmosfera pacata dello studio, elevando il tono e sfidando apertamente il conduttore. La situazione è scalata quando, dopo ripetuti tentativi di Del Debbio di riportare la calma, Baby 2K ha sfoderato un comportamento minaccioso, avanzando verso il conduttore con un'intenzione chiara. Del Debbio, mantenendo una posizione ferma ma calma, ha ricordato al trapper che, in quanto padrone di casa, aveva il diritto di occupare qualsiasi spazio all'interno del programma. Di fronte all'ultimatum del conduttore, Baby 2K ha optato per l'abbandono dello studio, lasciando dietro di sé un'onda di stupore e interrogativi. Subito dopo, in un gesto di rispetto verso il pubblico a casa, Del Debbio ha espresso le sue scuse per l'episodio, riflettendo sulla natura degli ospiti e sull'atmosfera creata. Nonostante l'allontanamento di Baby 2K, il trapper non ha tardato a far sentire la sua voce sui social media, lanciando accuse di manipolazione e strumentalizzazione della sua ira, insinuando di essere stato provocato deliberatamente. Questo ha scatenato una tempesta di reazioni online, con opinioni divise sulla responsabilità dell'escalation e sul messaggio sottostante l'ira di Baby 2K. Che ne pensate di questo brutto momento di televisione? Da che parte state? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie.